Il gol di Scamacca, il vantaggio dell'Atalanta al minuto 39, colpo di testa, tentativo disperato di salvataggio da parte di Consigli, il pallone ha superato la linea, c'è il gol dell'ex a Reggio Emilia, l'ha firmato Scamacca con un thriller perché sembrava destinato ad essere salvato. In ogni caso il cambio di risultato c'è ed è di 1-0 il risultato dell'Atalanta sul Sassuolo, ma forse dobbiamo correggere il marcatore con De Catelare, è cambiato il risultato a Reggio Emilia, Atalanta 1 Sassuolo 0, la zuccata vi confermiamo è di Charles De Catelare, dunque 1-0 per l'Atalanta a Reggio Emilia sul Sassuolo. Torniamo a Roma della ripresa. Il raddoppio dell'Atalanta, Zortea, gol dell'ex, lui non esulta, il gol è sicuramente suo, è stato un grandissimo gol di corsa sulla destra, assist di Adopò, fiondata a mezza altezza, 2-0 tra Atalanta e Sassuolo a Reggio Emilia, raddoppiato Zortea, a te Giuseppe. Di almeno tre giocatori a vedere sulla corsia di destra arrivare di gran carriera, come detto Zortea, che è andato alla conclusione diretta a rete, una botta che è terminata all'angolino con un effetto a rientrare che abbiamo avuto modo di riapprezzare, sicuramente non l'avrà apprezzato Andrea Consigli che si è proteso nel tentativo di annullare questo gol del 2-0 che, come detto, chiude la partita. De Catelare e Zortea i marcatori di una probabilissima ormai vittoria dell'Atalanta al suo esordio, con due giocatori subentrati, due scelte di Gasperini, troppo sulle gambe gli uomini invece di Dionisi, mentre hanno guadagnato in freschezza, secondo quello che abbiamo potuto vedere, i giocatori scelti nelle sostituzioni dal tecnico dell'Atalanta, che conduce 2-0 sul campo del Sassuolo. Siamo al quinto dei 7 minuti di recupero, partita che possiamo considerare chiusa. Torniamo a Roma da Giuseppe Bisantis. Dove siamo? Prova per una conclusione, termina fuori bersaglio, 2-0 dell'Atalanta, conduce sul campo del Sassuolo, siamo vicinissimi alla conclusione, probabilmente in questo intervento andremo a darvi il finale. Ci ha provato ancora il Sassuolo con azioni personali prima di Torsvet, poi dell'inesauribile Loriente, generoso nel cercare anche azioni solitarie in avanti, chiuso però dall'attenta difesa dell'Atalanta, vero impeccabile quest'oggi, ancora Sassuolo in possesso di palla, ultime speranze almeno di ridurre quelle che sono le distanze, non ce n'è di possibilità. L'Atalanta all'esordio ha battuto il Sassuolo a domicilio 2-0 della squadra di Gasperini, nel finale i gol di De Catelare a minuto 38 della ripresa e poi nel terzo minuto di recupero Zortea, giocatori mandati in campo nei cambi da Gasperini, soprattutto fa notizia, e lo diceva giustamente Bisantis, i gol di Charles De Catelare da attaccante puro, bisogna anche sottolineare questo. Comunque ottima partita da entrambe le squadre, ha vinto la squadra, la formazione con più scelte a propria disposizione, con più qualità probabilmente. L'Atalanta, ed è finale da Reggio Emilia, ha battuto il Sassuolo 2-0 grazie a Stefano Buganè per l'assistenza tecnica. Linea a Roma, Stadio Olimpico, Giuseppe Bisantis.